bene, buonasera e benvenuti. Grazie per essere intervenuti, grazie a Stefano degli Abbati, che medico e giornalista e socio del Circolo, che ha scritto un altro libro. Oggi ci presenterà questo libro interessante e il suo editore ci dirà due parole. Ci tengo a dire che questo libro ha avuto una lunghissima gestazione e ancora più lunga rielaborazione per arrivare a un prodotto editoriale alla fine, perché questa parte da una registrazione fatta appunto dai tre autori tra di loro, a una successiva sbobinamento, diciamo così, della registrazione e poi a una messa a punto scritta. Quindi sono tre fasi, tre processi che necessitano realmente di tempi, di confronti, di scontri, di maneggiamenti, sia dal punto di vista, voglio dire, della scrittura, sia dal punto di vista grafico. Anche perché per volontà degli stessi autori abbiamo fatto un gioco con immagini, a volte che sono di contrappunto, a volte che sono di stimolo allo scritto, perché il lettore entri in una riflessione maggiore sul problema dell'identità. Interessante è questo lavoro a sei mani, nel quale troviamo un autore, ossia il medico Stefano degli Abbati, nonché scrittore e anche collaboratore con diverse emittenti televisive e radiofoniche, che ha un'entità unica, cioè da figlio unico, mentre abbiamo le sorelle Provenzano che hanno un'identità gemellare. Si scopre alla fine di tutto questo processo rielaborativo come la ricerca di entrambe le identità poi abbia una necessità comune e arrivi a un bisogno comune. Allora, io parlerò brevissimamente perché spero di lasciarvi anche a voi la parola per interloquire un pochino, perché tratta di una questione che riguarda tutti. Partiamo dal mondo gemellare, che è quello che attira tantissimo. Pensate che questa settimana, questa qui che noi stiamo vivendo, è stato fatto un esperimento in Cina per cui hanno cambiato il genoma, un pezzetto di genoma di due gemelle, per far sì che non si ammalassero in futuro dell'HIV di cui il padre è portatore dell'AIDS. E l'esperimento è riuscito a metà, perché una sembra che questo pezzetto di gene non ce l'abbia, invece nell'altra sia rimasto. Ma indipendentemente da questo, che apre dei problemi bioetici, io ho fatto un'intervista che andrà in onda domenica, poi va su YouTube, ma a parte questo, i gemelli sono sempre utilizzati perché naturalmente sia dal punto di vista organico che dal punto di vista psicologico sono un esempio più raro degli altri per capire la influenza dell'ambiente e l'influenza della genetica, perché naturalmente sappiamo che sono molto simili dal punto di vista genetico, se non identici, e che dal punto di vista culturale vivono nella stessa famiglia, quando invece c'è un esperimento vecchissimo, tradizionale, che qui viene anche citato, di separarli per vedere poi che cosa succede, le differenze. Allora, siamo partiti da questo interesse per il mondo gemellare, no? Sono stati protagonisti di tanti film, sono stati protagonisti di tante storie, tanti libri, continuano ad essere pubblicati tantissimi testi che li riguardano. Siamo partiti da quelli per arrivare a un qualcosa che riguarda tutti, perché altrimenti sarebbe stato un libro specialistico. Diciamo, chi non si interessa di gemellologia, perché dovrebbe leggere questo libro? In realtà si rivolge a tutti perché è strutturato in maniera, Maria Pia lo ha anticipato prima, è strutturato in maniera che coinvolge il lettore, almeno l'obiettivo nostro era quello. Perché? Che cosa abbiamo deciso di fare? Ci siamo conosciuti per vie traverse, perché non ci conosciamo da tanti anni, dai 10 anni che abbiamo, in cui abbiamo lavorato a questo libro, ma non abbiamo una conoscenza reciproca che deriva dall'infanzia o dall'università, da cosa non ho assolutamente, pur vivendo nella stessa città, di cui io sono originario e loro no, ma questo cambia poco, ma per questioni anche universitarie, di facoltà, eccetera, non ci siamo mai incrociati, abitiamo in due punti differenti di Roma, cioè non ci siamo mai visti. A un certo punto io ho sentito l'esigenza di fare un libro su questo argomento perché mi affascinava e Maria Pia ha scelto come quarta di copertina anche la frase che poi tu hai riportato nel messaggio di invito, che è quella che io mi ponevo il problema di risolvere
la questione teologica, antropologica dei gemelli, perché esistono i gemelli, ma che cosa c'è sotto? Qual è il messaggio che loro portano, no? Perché è una cosa che ha sempre affascinato. Voi guardate, noi ci abbiamo a Roma, noi deriviamo una storia, la nostra mitologia della città deriva da Romolo e Remo, eh? Non ci scordiamo mai questa storia qua. Davanti al Palazzo del Quirinale ci stanno i due dioscuri che reggono i cavalli. Ma se ne potrebbero citare Castore e Polluce, cioè, si potrebbe citare una sfilza di esempi. E quindi io mi ponevo il problema, perché mi ero messo a scrivere altre cose e forse il mio destino è scrivere libri limite, su argomenti limite. E ho incontrato, diciamo, questo tema che mi affascinava e ho cercato degli psicologi che si interessassero di questo problema. E ho trovato due gemelle psicologhe. Quindi il massimo, no? Come uno che va a cercare l'argento e trova l'oro. E abbiamo cominciato a lavorare. E il nostro problema qual era? Scriviamo un libro su questo argomento. Loro sanno tanto dal punto di vista tecnico perché loro avevano fondato anche un'associazione di gemelli, quindi hanno raccolto una massa di informazioni incredibile. Nella loro attività di psicoterapeute hanno incontrato tanti altri casi, che riguardano la gemellologia. L'essere gemelli, quindi hanno una massa di informazioni enorme. Io sono un divulgatore scientifico, un giornalista, un medico, un bioeticista, quindi un po' pratico a dirimere un po' le questioni. Come lo vogliamo strutturare? Ognuno scrive un capitolo, però è il solito libro che poi magari viene messo nella biblioteca così non legge nessuno, anche in libreria, insomma, diventa specialistico, il libro sui gemelli. Dice, no, facciamo una bella cosa. Lasciamoci andare al flusso dei pensieri, dei ragionamenti insieme. Accendiamo questo registratore, prendiamo età dopo età delle singole persone, quindi partiamo dalla pancia della mamma, partiamo dall'ecografia, da quello che succede nel mondo interiore, in questo rapporto fra madre e figlio. Voi pensate, faccio una deviazione tangenziale, il problema della maternità surrogata e dell'utero in affitto, no? Dove questa trasmissione madre-figlio non c'è, o se c'è viene comunque poi demandata a un altro dopo, per cui servono anche altri tipi di problemi, per dire quante cose ci stanno dentro quando uno comincia a ragionare su queste cose. Abbiamo preso il rapporto fra figlio e genitori dalla pancia per portarlo fino all'apertura della maturità e dello sguardo rivolto al passato, per rivedere la propria storia come un racconto in cui ci sono dei passaggi fondamentali, dei passaggi apparentemente secondari, degli avvenimenti, degli eventi, alcuni dei quali spiegano meglio quel punto di tutto quanto, mischiandolo con la loro esperienza di psicoterapeuta che portano altri casi, altri esempi, altri racconti, altri episodi, e il grande mare in cui io mi muovo abbastanza a mio agio, il grande mare della letteratura, del cinema, dei libri, che parlano di queste cose, o che comunque ricordavano. E lo abbiamo diviso per piccoli capitoli, sono 10, in cui ci sono le differenti età, naturalmente molta attenzione viene data all'infanzia, che è l'epoca che precede le altre, che quindi condiziona tutte le altre, perché a seconda di come è nata la pianta poi darà più o meno quel tipo di risultato, ed è nato questo contrappunto di discorsi con noi che parlavamo e che non sapevamo quello che avremmo detto, perché quando ci incontravamo non preparavamo l'incontro in funzione del libro, non è dicevo, oggi dico questa frase bella così rimane, o faccio questo ragionamento arzigogolato perché rimanga, no. Dato che non ci conoscevamo prima, io facevo delle domande di cui volevo sapere le risposte vere, non è che facevamo il teatro. E loro rispondevano e loro si sono messe in gioco. Alla fine mi metto in gioco anch'io perché sollecitato da loro dice io noi abbiamo detto tu non hai detto molto come figlio unico, alla fine viene recuperato anche dal punto di vista esistenziale la situazione del figlio unico e insomma abbiamo raccontato tante cose, abbiamo tirato fuori tanti concetti, tante idee. E confrontati con gli altri libri di gemmologia che loro conoscono, io molto meno, loro mi dicono, mi garantiscono che è un libro nuovo da questo punto di vista, perché dice delle cose che altri libri non dicono. E poi vi dirò quali sono gli argomenti nuovi rispetto a questa cosa.
Ripeto, interessa un po' tutti, perché questo andamento di raccontarsi, se voi ci fate caso, quando le persone vi raccontano di sé, il libro tratta del sé, che è un'altra cosa. Il sé sarebbe la parte più profonda di noi che sta sotto a tutto e che confina con l'antropologia. Questo ce lo metto io, nel senso che noi abbiamo un destino individuale che è anche un destino di specie. Noi non possiamo uscire fuori dalla dialettica figlio-genitore. Dice, vabbè, ma io sono romano, quello è milanese, quell'altro è tedesco, quell'altro è svizzero, siamo diversi. Sì, sulla sovrastruttura. Tu fai il medico, quello fa il benzinaio, quell'altro fa il calciatore, siamo diversi sulla sovrastruttura, ma lui è un figlio di qualcuno e sarà genitore di qualcun altro. Se non lo diventa, è sempre una tematica figlio-genitore. Non è diventato genitore, non è che c'è l'inverso. Quindi diciamo che noi come specie siamo degli scimmioni evoluti. Senza toccare Darwin, ma insomma ci capiamo, no? Assomigliamo molto a quelli là. Siamo degli scimmioni evoluti che ra si raccontano. Quella è la differenza. Scimmione non c'è niente da raccontare. Noi ci raccontiamo. Raccontandoci, possiamo raccontandoci in diverse maniere. Possiamo raccontarci come la sovrastruttura. Io sono il medico che ha studiato all'Università La Sapienza in quegli anni là in cui c'era il 77, rivoluzione politica che accadeva 10 anni dopo il 68 a Roma, ma siamo tutti nella sovrastruttura. In realtà quando io parlo devo parlare chi è tua madre, chi è tuo padre, che rapporto c'avevi con loro, che rapporto hai con i tuoi figli. Quello è il racconto base. Poi sopra ci puoi mettere quello che ti pare. Allora, capite voi, che detto così da me in questa maniera un po' romana, un po' scientifica, un po' quasi una cosa semplice. In realtà non è così semplice perché la psicologia attuale, il mondo accademico della psicologia, non lo accetta questo discorso. Non lo accetta assolutamente. Perché la psicologia è un metodo e l'applicazione di un metodo che porta alla consapevolezza. Ma anche se concentra molto l'attenzione sull'infanzia, non restringe tutto al rapporto antropologico, lo fa diventare un passaggio fondamentale, ma che comunque non è esclusivo, non è l'unico discorso. E questo, naturalmente, secondo me oggi sta creando dei grandi problemi, perché stiamo creando tutte strade che non si sa dove finiscono. Non si sa dove attaccare l'argomento principale. Quindi diciamo che con questo andamento che abbiamo scelto noi di registrarci, di chiacchierarci uno sopra l'altro, come un colloquio intimo, doveva essere questo il sottotitolo del libro che poi abbiamo tolto perché sennò chiacchieravamo già troppo nella copertina. E dei colloqui fra persone che parlano dell'umano, in cui chiaramente portano la loro testimonianza personale, perché come l'hai conosciuto l'umano? Attraverso la tua pelle, attraverso la tua esistenza, ma anche attraverso l'esistenza degli altri, essendo degli osservatori privilegiati, perché loro sono psicologi, io sono medico, abbiamo una storia di persone mature dietro le spalle, per cui siamo tutti intorno ai 50, le signore non si chiede l'età, ma io ho superato i 50, diciamo che loro sono vicine, non diciamo quanto vicine, e quindi abbiamo un bel po' di vita dietro, siamo tutti e tre genitori, quindi diciamo che possiamo vedere i due versanti della vita. La figliolanza e la genitorialità, e quindi è uscito fuori questo libro qui. È un libro anche in cui si parlano dei film, dei cinema, di tante cose, perché la vita nostra è fatta anche di questo, no? La strutturazione della persona è famiglia, scuola, amicizie, mass media, quindi tutti i racconti che noi incrociamo riportano tutto alla nostra narrazione individuale, e questo è stato il prodotto. Io mi fermerei qua perché. E non voglio neanche chiacchierare troppo delle cose tecniche del libro che stanno dentro, però perché vorrei che ve lo gustasse se c'è qualcosa da gustarsi, e sono a disposizione per qualche domanda, per qualche curiosità, perché è un libro nel suo genere un po' unico, potrei dire, eh? Nel senso che non si trovano due gemelle psicologhe che fanno un libro con un medico e parlano di queste cose. E una cosa, mentre voi pensate a qualche curiosità che vi viene in mente, le immagini che ci dava Maria Pia, che sono state un problema tecnico che ha risolto lei,
perché io l'avevo immaginate queste immagini proprio per spezzare il flusso del colloquio. I colloqui erano condizionati dalla sbobbinatura, dovevano essere tutti di un'oretta, perché poi dovevamo mettere su dei CD per poterli poi sbobbinare con comodo al computer. Quindi avevamo dei limiti. Poi quando uno si incontra non è che può parlare per 4 ore, perché poi perde anche la qualità della riflessione, no? Quindi avevamo fatto tutti i colloqui di 1 ora e 20 più o meno, e sono poi diventati i capitoli del libro. Però io volevo dargli ancora una cadenza diversa con delle immagini, perché la nostra esperienza visiva non è solo fatta di storie, di racconti, di film, di serie televisive, di queste cose qui, ma è fatta anche di immagini fisse, di quadri, di fotografie, di fotogrammi, che riassumono dei concetti grandissimi. Cioè, se uno di noi vede che di qui dentro c'è il bacio di Roy Lichtenstein, se vede quell'immagine, è un'immagine che condensa dentro di sé molte più cose di una libreria, perché dice molto. E volevo metterci anche questa cosa dentro. Poi ci stanno anche delle chicche dal punto di vista grafico, per cui vedrete che sotto nei capitoli ci stanno delle frasette, delle interpunzioni, perché io ci ho potuto mettere un sacco di roba dentro. Poi ci sono differenti livelli: uno se lo può gustare a un certo livello, un altro che vuole andarselo a rivedere, scoprirà, dice: ma ci ha messo pure quello, non avevo fatto caso. Vabbè, divertirsi, insomma, perché quando uno fa una cosa gli piace farla bene. E per farla bene hai bisogno, e chiudo il cerchio, di un editore che ti segua. E Maria Pia, ci siamo incontrati varie volte, alla fine ce l'abbiamo fatta a tirare fuori esattamente quello che volevamo. Esattamente, non sempre capita così. Io mi sarei a un certo punto accontentato di un prodotto un pochino meno corrispondente a come lo immaginavo. Lei mi ha detto: no, tu l'hai immaginato così e faremo del tutto per farlo così, perché abbiamo i problemi con le immagini, no? La riproduzione sulla carta, eccetera. Ci sono anche dei problemi tecnici quando uno fa un libro, no? Più lo fai complicato e più problemi ti crei, evidentemente. E alla fine l'abbiamo risolto anche quello. Lo abbiamo portato in giro, è stato al Book City a Milano l'anno scorso e quest'anno. Lo abbiamo presentato saggiandolo un po' in giro. Siamo in attesa delle risposte degli ordini degli psicologi regionali, perché vorremmo andare a sfondare quella porta là, vorremmo andare a provocare un pochino là. Io sono un po', sì, un po' testardo, anche un po' antipatico, tra virgolette, però se c'è una cosa in mano che dice qualcosa di nuovo, a dare a sentire che dicono loro, no? Mi farebbe piacere questa cosa qua. Quindi io mi fermo e lascio a voi qualsiasi tipo di curiosità, non c'è assolutamente problema. Prego. Vado da profana e quindi metto le mani avanti. Nel parlare del rapporto genitore-figlio, figlio-genitore, figlio che diventa genitore, quindi di un rapporto che si ripete da sempre, andiamo anche a toccare, diciamo, gli archetipi Jung, l'inconscio, cioè compare questa parte, la sviluppiamo, la esaminiamo e soprattutto ne fa parte realmente? Allora, loro sono di scuola gestaltica, quindi diciamo comportamentale, e Certo. sono gli epigoni di quelli che sono venuti prima. Le grandi scuole classiche della psicologia ci sono perché hanno fondato tutto. Quindi, Certo. se parli di psicologia, non parli di Freud e Jung, non di che parli, cioè dove lo poggi. Non è che poi. Però il problema è questo, che. Potrebbero essere solo raccontini, ecco. Sì, però noi, loro soprattutto, hanno dovuto maneggiare questa cosa delle scuole di psicologia, e ci sono. C'è l'inconscio, per forza, ma l'inconscio, oserei dire, mi dispiace che non ci sono loro, perché magari mi darebbero una bacchettata sulle mani, o invece mi farebbero un applausino come fanno adesso con i WhatsApp, l'applausino, avete visto, no? Perché io oserei dire una cosa: qui c'è l'inconscio rappresentato. Quando si parla liberamente con un registratore e non sai quello che dici, lì fuori, certo, anche se non è sottolineato, non è che si accende la lucetta e dice: attento, questo è l'inconscio. Comunque parla. Comunque parla.
E quindi c'è da vedere che succede, perché è un libro onesto, sincero da quel punto di vista. Poi c'è l'altro livello dello studioso, come loro sono, per cui a un certo punto fanno un riferimento e dicono questa cosa qui detta da fa riferimento a quella cosa lì, è spiegata bene da quello là. E allora ci permette anche, stanno anche un po' di note, un po' di note, un po' di citazioni, perché naturalmente siamo anche persone professioniste in questo campo, non è che improvvisiamo così, però è mantenuto un pochino di distacco, anche per non creare, certo, non appesantire, se uno lo sfoglia e trova subito a scuola di quello, a scuola di quello, a scuola di quell'altro, per specialisti, e quindi avremmo fallito. Perché noi vorremmo addirittura che quella quarta persona, vi svelo subito chi è l'assassino, così facciamo come il telefilm del Tenente Colombo, si sa subito chi è l'assassino e dobbiamo vedere come fa lui a capirlo. Noi vorremmo che la persona che lo legge fosse il quarto interlocutore, c'è una sedia vuota. Il quarto interlocutore. Non vorresti. No, vorremmo. Vorremmo che fosse il quarto interlocutore, perché se io dico una cosa sulla prima infanzia e loro dicono una cosa sulla prima infanzia loro, automaticamente deve scattare la persona che legge, che dice la mia, e io che direi? Questo sarebbe veramente centrato lo scopo del libro, che uno chiude e dice io sono l'autore insieme a loro. Io sono l'autore insieme a loro, perché se io trovo un saggio che spiega tutto in maniera con i capitoletti, no? Da esperto, tu c'hai un distacco, ma quando io metto una sedia, come voi che assistete a una rappresentazione, voi state là, tre sedie, noi che parliamo, sei obbligato a... Piano piano, all'inizio ti sembra di no, ma poi piano piano scivoli dentro, E non era fatto con questo scopo, però è venuto fuori questo. Perché la verità poi diventa. Diciamo che il succo, l'affermazione del contenuto, cioè se muove, vuol dire che il contenuto è buono. Coinvolge. Certo, coinvolge, fa partecipare sui grandi temi, sulle grandi questioni, la persona che lo legge deve prendere una posizione. Se è più dalla parte mia, che sono un pochino più convinto, o un pochino più aperto come loro, o i punti in cui invece siamo più convergenti. Vedere un attimo. Senti, Stefano, no. Prima le signore, assolutamente. Ci provo. Allora, se ho capito bene, sono questi ricordi, queste esperienze di un figlio unico e di due gemelle. E qua le gemelle sono gemelli monoculari, immagino, e col fatto che sono delle psicoterapeutiche, lei ha detto che hanno anche tanto materiale sui gemelli. Questo tanto materiale c'è nel libro oppure... Ecco, c'è la pace, ci stanno le cose più curiose. No, perché c'è anche la faccenda della differenza fra i gemelli monoculari, i gemelli monoculari e i fratelli, no? Che anche questo è molto interessante. La stragrande maggioranza, la interrompo e gli do subito la parola. La stragrande maggioranza delle persone si trova in mezzo. Si trova in mezzo. Perché fra un figlio unico e due gemelli monoculari ci stanno tutti gli altri in mezzo. Però in mezzo non significa che sono esclusi, no? Sono inclusi. No, sono inclusi, su questo c'è. Ecco, questo viene, vabbè, esce fuori, anche questo viene fuori, perché anche questo è molto molto interessante. Questo esce fuori anche se i grandi protagonisti sono i figli unici e i gemelli, perché noi abbiamo esperienza di quella roba là. Però assolutamente. Anzi, direi una cosa, che alla fine... Perché scusi che lo interrompo, il quarto interlocutore, cioè quello che sta sulla quarta sedia, è molto più probabile che sia la popolazione. Bravo, esatto. Però c'è una questione interessantissima, guardi. Che è una cosa che diciamo nel libro: il futuro saranno o gemelli o figli unici, perché le famiglie o fanno un figlio unico o hanno difficoltà a avere figli, quindi ci avranno una stimolazione ovulare o altre cose, e quindi gemelli, è una cosa incredibile. Quindi è un film pure un po' di fantascienza, è un libro pure di fantascienza questo. Scherzo, naturalmente. No, però volevo dire una cosa, mi aveva suscitato un pensiero passeggero.
dice, ecco, questa è una cosa importante che io ci tengo molto, e anche loro. Si comincia a parlare di gemelli e di figli unici e alla fine scarti il carciofo, le foglie, scarti e vai a finire a parlare piano piano verso la fine dell'umano, della struttura dell'umano. La struttura dell'umano non è né l'una né nell'altra. La struttura dell'umano è antropologica, è un figlio che deve diventare genitore. E la frase, io questo lo dico sempre, perché lo dico sempre perché sono didascalico, sono didattico, a un certo punto devo pure dire quali sono i passaggi più importanti. La frase più importante del libro la dice una bambina. Per me, la frase più importante del libro la dice una bambina. Se io devo salvare una frase di questo libro, lo dice una bambina, che non siamo né io né loro, né un nostro figlio né una loro figlia. Non ci dica altro? Perché no. Però la frase più importante del libro la dice una bambina. Quindi vedete che non si parla più di uno dell'altro, ma si parla di... Se si arriva alla scelta del sì, per forza si deve andare con il no. Certo. E infatti è provocatorio, io sono stato costretto a interessarmi di psicologia da dover sfogliare i campi, si arriva alla psicologia, e a un certo punto mi sono dovuto interessare a quello che esiste sul mercato, no, della psicologia. Guardate che il discorso antropologico non lo fa nessuno, perché è tosto, perché afferma, e oggi le affermazioni non le vuole fare nessuno. Quindi io, che non so del campo, invece le affermazioni le faccio, mi prendo qualche pomodoro che mi tirano un po' di qua, un po' di là, qualcuno lo schivo, però la responsabilità me la prendo di fare affermazioni. Anche loro non le fanno, ce le porto io un po', però poi mi lasciano a me fare le affermazioni. Infatti volevo indagare un po' proprio questo aspetto. L'innovazione nella narrazione, quindi di fatto è una rappresentazione teatrale, anche se scritta, la parete aperta verso il lettore, è sicuramente un elemento innovativo del libro. Ma uso solo tre termini specialistici, poi giuro che metto. Tu stai parlando di costante somatica, comportamenti teleonomici e quindi etologia umana. E abbiamo un sommo ammale tradotto in italiano per questioni culturali. Ci sono saggi di storia della scienza che spiegano quali sono i motivi per cui non si è affrontato il problema da questo punto di vista, perché è un esplicito rischio per l'esistenza dell'anima. Quindi tu ti stai portando su un campo che fino adesso è stato esplicitamente avversato. Però io approdo a un versante diverso, bisogna tradurlo. Allora, esiste una corrente, una maniera di vedere le cose che è stata definita determinismo, che significa che noi siamo determinati totalmente dal nostro genoma, sostanzialmente. Oggi diremmo genoma, in realtà prima si poteva dire dal nostro corpo, dalla nostra animalità, per dirla così. E sembrava a un certo punto, perché stavamo in un'altra epoca, e alcune cose non si sapevano e alcune contraddizioni non erano uscite fuori. Guardate che qui lasciamolo aperto, perché qui è una voragine che c'entra tutto, è un mio cavallo di battaglia di cui non voglio parlare qua, però diciamo che le contraddizioni sono uscite fuori un pochino negli ultimi anni su questo campo, e le contraddizioni ti obbligano a decidere da che parte stai e a rivedere le cose in funzione di quella contraddizione. In realtà io sto su un'altra posizione rispetto a questo determinismo. Io dico un'altra cosa. Io dico che l'uomo è obbligato a raccontarsi. Quindi il racconto dell'uomo è sempre un racconto morale, nel senso che deve decidere se esiste una verità su se stesso o se non esiste. È sempre una posizione morale. E non c'è una terza. Anche il dubbio su se esiste la verità o non esiste, il dubbio fa parte del non esiste. Quindi io affermo sempre, attenzione, perché io sono pericoloso su questa cosa qua. Perché oggi non lo fa nessuno, ecco perché uno è pericoloso, perché mette una cosa che crea problema. Allora io, dato che il racconto è sempre morale, l'uomo il racconto lo farà sempre, è sempre libero di fare questo racconto. Se scopre che questo racconto ha a che vedere con la propria animalità, secondo me mica lo rimpicciolisce.
Il problema del determinismo era questo, che chi lo ha contrastato, ma anche loro stessi lo affermavano, lo riducevano un po' a un fatto materialistico. Diceva, vabbè, allora l'uomo che è un insieme dei neuroni che agisce, una reazione, no? Oggi tutte le neuroscienze stanno studiando questo. Guardate, è un campo sterminato. Vi dico soltanto una cosa che io neanche sapevo. Nei tribunali comincia a essere presa come prova l'obbligo all'azione di determinati circuiti cerebrali. Viene presa come prova, comincia a essere presa come possibile prova. Quindi dice, vedi, una persona ha compiuto quell'atto che è considerato un delitto, ma non è pienamente responsabile, è libero arbitrio perché lui ha quel circuito che funziona così. Vi rendete conto? Questo è determinismo puro, eh? Però c'ha la sua parte di verità, non possiamo far finta di dire questo. Ora, però, questo quando parliamo di cellule, del piccolo. Quando andiamo a parlare di cose un pochettino più grandi, macroscopiche, allora diciamo che l'uomo è obbligato a raccontarsi, non può non raccontarsi. Un uomo può essere muto per problema di Sartre, della parola, ma non potrà mai pensare a se stesso come qualcosa che non ha niente a che vedere con la narrazione, da dove viene, chi è, dove va. È impossibile, perché sennò gli manca una facoltà tra le principali. Non vi cito Aristotele, ma insomma se può andare a trovare quando volete. Allora, io dico questo, se l'uomo quando si racconta incontra la sua animalità, la sua, dico io, creaturalità, non c'è niente di male. Cioè dire che c'ha delle esigenze fondamentali e che queste esigenze fondamentali devono trovare una risposta, non è che lo rimpicciolisce. Secondo me lo fa molto più fasullo pensare che sia un essere totalmente libero rispetto alle sue esigenze fondamentali. Per me è molto più fasulla questa cosa qua. Cioè il racconto contemporaneo in cui si parla della libertà scissa dalla responsabilità nei confronti proprio di questa cosa qua, secondo me è molto più fasullo rispetto a dire no, guarda, è ancorato al terreno da questa sua animalità e però si racconta. E allora come lo puoi raccontare? È questo secondo me la questione. Poi mi mantengo un po' sul vago per non dire tutto. Un approccio filosofico, caro Stefano. Io avendo già letto il tuo libro, che era per... Che piacere! Era per ragazzi, ma io l'ho letto con piacere, ho notato quell'altro, sì, questo non ho ancora letto, anzi devo scusare, la domanda era, ma infatti mi ha già risposto, se era un saggio di natura medica o un saggio di natura filosofica. Conoscendoti io sospettavo la seconda, la risposta me l'ha data la conferma appena adesso. Però io qui rappresento me stesso. Un approccio filosofico. No, lo vedi qua, lì non lo vedi. Ah, lì non lo vedi. No, lì non lo vedi, no, se no sarebbe... una mia performance, no, assolutamente. Lì vedi il curioso che ha determinate informazioni in precedenza, ma a cui manca ancora un pezzo, sarei io, il curioso che pone domande a chi ne sa di più e a chi può portare episodi per farmi capire, perché poi è così il viaggio è successo, è così rappresentato. Mano a mano che vanno avanti io mi permetto di mettere due o tre cosette in fila e di dire ma allora, io faccio quel lavoro là, ma allora, e poi loro, essendo del campo, dicono sì, però potrebbe essere anche così, però non c'è filosofia, c'è racconti, episodi, situazioni che succedono nella scuola, che succedono in famiglia, che succedono dappertutto, in coppia, e poi... dato che siamo un po' professionisti, dicono vabbè, questo allora si può leggere in questa funzione, però è un passaggino, non è che si parla solo dei massimi sistemi, assolutamente no. Voi se potete leggerlo soltanto per episodi curiosi, funziona uguale, non è un problema. Comunque ha valore di saggio scientifico questo, addirittura è... dovrebbe essere preso in considerazione come tale, perché parla del linguaggio e parla della morale dei gemelli, che è un argomento che vi avevo detto, che ve l'avrei detto, che non è stato mai affrontato. Come mai i gemelli hanno un problema di linguaggio costitutivo e è un problema in doppio senso, nel senso che loro per esempio hanno il linguaggio criptico, no? E il criptolinguaggio fra di loro, per cui se capiscono, ve la faccio semplice, però è così, se capiscono senza bisogno del linguaggio verbale, però va a danneggiare il linguaggio verbale. Il figlio unico è esattamente l'opposto. Il figlio unico è quasi tutto linguaggio verbale, perché nella solitudine del figlio unico non c'è nessuna interferenza, per cui approfondisce la sua interiorità.
Questo, diciamo, in senso generale. Poi c'è sta quello che c'ha delle interferenze. Vabbè. Perché ogni volta che c'è un'interferenza, il figlio gemello è la massima interferenza possibile, no? Da questo punto di vista. Ma anche un altro fratello, ma anche un genitore che non dà la necessaria tranquillità affettiva, ma anche di presenza, è un'interferenza di questa autoriflessione. Vi faccio un esempio. L'altro giorno ho visitato, non vi dico in che ambito, se no scopro troppi altarini, poi c'è la registrazione. Per ho visitato una persona che si è presentata con uno stato d'ansia grave, importante, che necessita delle terapie, quindi non è l'ansietta così, deriva a fine giornata, ma un'ansia costitutiva. E la addebitava, con buona possibilità che sia vero, all'ansia che gli ha trasmesso il padre durante l'infanzia, a tutti i fratelli e sorelle, a tutti i germani. Questo per dirvi che se non è un'interferenza quella, dimmi tu, no? Quindi lì si tratta né di gemelli né di figli unici. Però, ecco, vede chi sta in mezzo, poi ci permette di parlare anche delle altre cose. E c'è poi questa roba qua, insomma. Però attraverso il dialogo, attraverso le storie che portano loro, che porto io, che portano soprattutto loro. Ci interesserebbe sapere, almeno a me, il rapporto cognitivo che hai scoperto tra i gemelli, cioè che relazione hanno, secondo te, nel rapporto cognitivo. Allora, un'altra frase, la frase più importante la dice una bambina, ma l'altra frase più sconvolgente del libro la dico io, perché a un certo punto, a forza da frequentarle, a forza da immergermi in questo mondo dei gemelli, tiro fuori un'ipotesi che non è stata mai fatta da nessuno prima del loro rapporto, che cosa rappresenta. Non te la dico. non è allora, i gemelli vengono sempre rappresentati come il ministro della difesa, il ministro degli esteri, no, per dire, uno più espansivo, quell'altro meno, il freddo, il caldo, il forte, il debole, cosa è, che sono tutte approssimazioni, ci possono essere, non ci possono essere, poi certe volte non è proprio esattamente così. In realtà potrebbe essere un'altra cosa che non è stata mai detta. E lì ci portano loro, io a un certo punto la dico, perché se il nostro libro non trovava una conclusione da quel punto di vista del mondo dei gemelli, quindi me la fanno dire, mi ci portano loro, io poi ho il coraggio di dirla. Io mi ricordo quando l'ho detta, e quando l'abbiamo registrata, che le ho viste reagire in una maniera molto particolare, nel senso anche contente, insomma, che qualcuno l'abbia detto questa cosa qua. Però poi, finito quel giorno là, non si è stato tanto sottolineato. Però io quella frase l'ho detta e lì dentro c'è. Hai parlato di reazione. I meccanismi di difesa del sé fra un figlio unico e due gemelli cambiano? Bisogna intenderci che cosa... meccanismi di difesa nei confronti di chi? Dell'interferenza. Nei confronti di interferenza. Allora, diciamo che il figlio unico c'ha un solo problema: la madre. E i gemelli ce n'hanno due, nel senso la madre pure e il gemello. Quindi diciamo che però poraccio non c'entra nulla, no? E sta lì, anzi pure lui c'ha lo stesso problema sostanzialmente. Allora, nel caso del figlio unico tu lo vedi subito, se è realizzato o non è realizzato, perché non ha risolto il problema con la madre, quindi tranquillo. E quindi se non ha risolto il problema con la madre, non ha risolto il problema della sua indipendenza profonda, non un'indipendenza superficiale per cui dice devo andare a vedere come sta mia madre, questo è normale, insomma, no? Però l'indipendenza profonda in cui veramente sei impacciato, non sai niente, se non ti dice niente mamma non si fa nulla, cioè si vede poi, insomma, questa cosa qua. Quindi è un po' più indifeso da questo punto di vista, lo vedi come è finita la storia. I gemelli fra di loro fanno corpo, quindi finisce sempre come un muro, una corazzata. Noi all'inizio diciamo questo, la prima immagine che c'è due formiche di Escher che camminano su queste scale che si incrociano, no? Perché già, naturalmente c'è il gioco delle simmetrie eccetera, però viene nominata nel primo capitolo la sfera impenetrabile, i gemelli fanno la sfera impenetrabile. E all'esterno mostrano questa immagine, che poi è riflessa, loro ci credono proprio, ma mostrano questa immagine di impenetrabilità, che loro fanno forza fra di loro e che quindi possono sconfiggere tutto il mondo, lo dice a un certo punto lei subito all'inizio questa cosa qua. In realtà è un meccanismo di difesa, perché se uno va a guardare bene, io ho avuto questo privilegio,
che loro hanno aperto, sai, come l'otturatore della macchina, no? La macchina fotografica, hanno aperto un attimo e poi hanno richiuso, ma io ho visto. È registrato su tutto. Sì. Però è. Nella rielaborazione appunto del testo che per grande parte abbiamo fatto con Stefano e nell'assenza delle due genere, cioè loro si sono trovati coinvolti in questo meccanismo proprio perché all'inizio avevano proprio un meccanismo di difesa, quella difesa di cui parla Stefano, a differenza di Stefano che invece si, non doveva difendersi da nulla nel suo, diciamo, svelarsi, no? Nel suo... Però le difendo io a loro, nel senso che è stata la loro volontà, non c'è niente di involontario. Loro hanno voluto fortemente il libro perché avevano molte cose da dire, le hanno volute dire, poi naturalmente, perché è un mostro a tre gambe, hanno detto, anche senza essere espliciti per questo discorso della gemellarità, poi mi dispiace parlare al posto loro, però non ci stanno, mi hanno detto in qualche modo, vabbè, di la testa cosa, capito? Autoanalisi? Sì, anche. Potrebbe anche essere, sì, anche, essendo loro due. Sì, anche questo. Anche questo, anche questo. Io pure ho detto delle cose che non avevo mai detto, nel senso che mi sembrava giusto, dopo aver visto la loro esposizione, espormi anche io, insomma, mi sembrava giusto, ho detto alcune cose pure io. Ma la cosa interessante che vorrei che ribadire una volta di più è questa: non pensate all'autoanalisi come qualcuno che sta sul lettino con qualcun altro che ascolta. Qui c'è una questione proprio di condivisione, non c'è uno che fa il transfer all'altro, qui c'è stata una condivisione di un percorso e c'è tutti che parlano contemporaneamente, ecco perché dico anche voi, se vi capiterà di leggerlo e di fare il quarto interlocutore, lasciatevi andare al vostro racconto individuale, no? Nel senso, non è che c'è da essere un'autoanalisi, stai lì fermo, racconti, l'episodio, però lasciati trascinare da quello che succede per vedere un attimo se ti è capitato qualcosa che gli assomiglia come profondità, come efficacia, come rappresentatività, una cosa del genere. Però non è un'autoanalisi classica, capito? Per cui è pesante, poi sei intrapreso un viaggio e sei arrivati dopo un po' di pagine alla fine. Può essere utile come metodologia tenere un diario mentre si legge e scrivere i propri 10 capitoli? Ma veramente il mio sogno, se vogliamo, il mio desiderio sarebbe quello che la gente mi scrive dopo che l'ha letto. Mi scrive dopo che l'ha letto. Noi abbiamo creato anche un indirizzo mail, cioè qualcuno che scrive e che dice guarda, me mi è piaciuto, non mi è piaciuto, che pure quello ci serve a sapere, no? Ma poi soprattutto mi ha coinvolto, ho riscoperto dei passaggi, se altri gemelli ci vogliono scrivere qualche storia che per loro, che non hanno mai detto, che per loro è importante che si sappia perché qualcun altro ne usufruisca, no? Per il gusto di raccontare. E a me farebbe tantissimo piacere, perché qui nessuno sta in cattedra. Qui non c'è una cattedra, non è che si scrive al professore o si scrive allo scrittore, qui non è così. Qui sono delle persone che sono dell'ambiente un pochino, sì, però insomma molto più vicine dell'inarrivabile, insomma. L'ultima curiosità, l'anno prossimo ci dobbiamo aspettare il terzo libro, un romanzo? No, non lo so l'anno prossimo che cosa faccio, non lo so. E adesso io mi sto dedicando a un'altra cosa, che se voi avete avuto la pazienza di seguirmi svegli per tutto questo tempo avete forse già capito. Io adesso mi sto dedicando a un'altra cosa, mi sto dedicando alla narrazione, alla struttura alla narrazione come strutturazione della mente. E quindi io già ho fatto un corso su questa cosa qua, ho organizzato un corso, vado in giro su YouTube, trovate i miei filmati che vado in giro per eventi che parlano dei libri in cui io parlo di narrazione antropologica che è diventato il mio cavallo di battaglia. Però questo è il passaggio fondamentale per arrivare là e quello troverà un te, dovrà diventare un te. Prima che muoio devo fare un testo, perché non c'è parlato. Però quello lo dovrò fare come punto di riferimento. Però questa è una fase di passaggio necessaria. Non ci sarei arrivato senza questo libro, non ci potevo arrivare, perché questo è stato un confronto molto serrato, molto forte, molto coinvolgente. Indipendentemente che sia un libro di facile lettura,
È però un libro che tira fuori cose grosse. Cose grosse. Ripeto, stiamo a parlare dell'antropologia come chiave della psicologia, dimmi te se è poco, insomma. Ma un filosofo austriaco e uno psicologo austriaco importante ha detto proprio questo, che la crisi della psicologia, lo diceva 30 anni fa, è una crisi di modello antropologico. Lui già lo avvertiva questa cosa qua. E Viktor Frankl, mi sfuggiva un attimo il nome, che è diventato famoso per il libro Lo psicologo nei campi di concentramento, è stato famosissimo negli anni 70-80 e poi adesso tendono un po' a dimenticarselo. E tra l'altro è lo psicologo della logoterapia, ma logoterapia intesa no come abitudine a riparlare, ma come il senso logos della vita. Lui poi lo individualizza, io invece lo pongo più a livello di specie, però sostanzialmente siamo là. E quindi è un problema serio della psicologia questo della mancanza di un modello antropologico, no? In cui dice all'individuo, guarda, è il problema della tua singola vita. No, secondo me le tipologie di vita si ripetono e alla lunga è una sola. Ti stai azzardando a ridefinire il principio del logos. Certo. E il logos è inteso come narrazione. Prima avevo detto Aristotele, no? Aristotele diceva l'uomo è un animale dotato di logos. Però quel logos è stato sempre inteso come pensiero razionale, giusto quell'intenzione. Ma dato che logos è una parola che in greco ha molte sfaccettature, perché i greci erano capaci di con un termine di abbracciare molti concetti, pensate che significa anche ascolto, ma significa anche racconto. Alle fine delle favole di Fedro, logos de loio, logos manseini, quindi il racconto significa. E poi sta anche nel famoso prologo di Giovanni, no? Questo logos. Allora perché non pensarlo? Ecco qual è poi stato il mio sviluppo successivo, pensa che follia, eh? Perché non pensarlo come narrazione strutturata? L'uomo è un animale dotato di narrazione strutturata. È un problema terminologico, perché se dici pensiero strutturato o narrazione strutturata, stai là, perché come fa a pensarsi se non come narrazione? Che forse è più corretta. No. La definizione di linguaggio, perché diciamo che è dotato di linguaggio, anche cane. La differenza tra il linguaggio nostro e quello del cane. È un linguaggio strutturato. Poi tra l'altro, a me tutto questo casino di scrivere libri, e rispondo alla domanda sua che c'era sotto, già hai scritto questo, ma dobbiamo aspettarci quell'altro. A me la scintilla è nata perché lessi un articolo che mi sono conservato, ce l'ho in PDF, in cartaceo, come mi pare, però che ve lo devo far vedere perché è una cosa, cioè chi è interessato, perché porto la prova, provata. A me tutta questa cosa mi è stata scaturita dalla lettura di un articolo scientifico, puramente scientifico, del New British Journal, che dice che il cervello quando sta a riposo è il momento che lavora di più perché ristruttura i dati e le informazioni secondo una narrazione. Però non dice antropologica, dice secondo una narrazione, perché naturalmente gli anglosassoni non ce l'hanno sta cosa del definitivo antropologico, no? Si fermano a un momento prima. Però da lì mi è partito tutto il discorso sui libri, su questa cosa qua. Perché è affascinante, no? Vedere un attimo. Bene, abbiamo qualche altra domanda? Considerazione o riflessione? Io spero di non aver... La mia difficoltà è non essere troppo pomposo, no? Parlare di troppi termini complicati, loro sono colpevoli che mi hanno portato a parlare di questa roba qua, e anche la signora è colpevole, certo, però il signore sai è sempre diverso, quindi preferisco dare a voi la colpa. E spero di non aver portato la cosa sotto questo aspetto qua, troppo pomposo, chissà che c'è dentro, pesante. No, ci stanno degli episodi di vita delle persone che riassumono delle tipologie in cui tutti quanti si possono trovare. Bene, insomma, ringraziamo Stefano che è stato un ottimo incontro della Magin con le favole, oggi ci ha portato al Victoria con la scelta del se, staremo a vedere il prossimo libro e dove andiamo e dove saremo.